Buongiorno e benvenuti dal Palamoro di Marcianise per la prima amichevole e l'uscita stagionale della Friends Arzano. Buongiorno tifosi arzanesi e buongiorno a tutti quelli che ci seguiranno questa stagione. Amichevole prestigiosa contro il Laus Domini, squadra di C1. I nostri ragazzi oggi in panchina, il direttore sportivo Ciro Sapio a causa dell'assenza del nostro mister Mario Napolitano, che salutiamo, mandiamo un abbraccio. Siamo solo pronti per partire. Si inizia con il quartetto formato da Pisani, centrale, Fucile, Mariano e Battaglia. È ora il primo giro palla dell'Arzano con Pisani che allarga per Battaglia. Buono il controllo di Battaglia che calcia. Fondo. C'è stata deviazione, quindi corner. Tra i pali Infante nella ora Fucile che fa passare il pallone, Mariano controlla, destro di Mariano, deviato, calcio d'angolo, buona all'inizio dei nostri ragazzi. E quindi la Battaglia che chiama lo schema, palla dentro, deviata, ancora la Visconti, in corner. Fucile scamazza, Pisani, controllo e Infante. C'è il pallone, giro palla di Maggio, piano ancora Maggio, va a cercare ora Azistarace, Visconti, Maggio, ancora Maggio, Visconti, Visconti salta a Battaglia, Visconti allarga per Starace, 1-2, ancora Starace, va da Visconti sulla sinistra, Starace, torna sulla destra da Maggio, Starace, scambio. Visconti allarga tutto per Aminante. Impera, recupera subito all'Arzano con Mariano. Pisani, fallo. Fallo del numero 13 Stiano sul Fucile. Fucile. Pisani, ancora Fucile. Pisani gira la palla, la fa passare per Battaglia. Pure il controllo, salta Maggio, Battaglia, tiene ancora la palla, cerca di farla passare, Maggio recupera e riparte, Battaglia va a riprendersi il pallone, la fa girare per Pisani, Mariano, Pisani, Battaglia, cerca di saltare l'avversario, rimessa in favore della Frianza Arzano, 0-0 il parziale. Rimessa a tre per la Firenze che batterà Sandro Mariano. Mariano per Pisani, il qua destra per Fucile. Fucile va a pescare Battaglia. Battaglia per Pisani. Ancora Battaglia. Largo per Fucile. Prova a saltare Maggio. Va a Stiano che si va a riprendere il pallone. Riparte Stiano, Stiano. Ferma Pisani magicamente. Il nostro centrale. Maggio, Visconti, ex San Ludovico, ancora Stiano, va sul bacino, crea spazio, Mariano lo chiude, poi Stiano ancora, Maggio, Starace, Starace salta a Battaglia, la mette dentro, sul fondo, mente Esposito, porta per Pisani, Mariano, cerca di saltare l'avversario Mariano, la va a riprendere Battaglia, largo per Fucile, poi Pisani, Fucile, Fucile per Pisani, Pisani per Mariano, cerca di farla passare subito, la palla ritorna, fallo, ancora no, Battaglia, Pisani, Fucile, Pisani, Battaglia, poi Fucile, presa ancora da Stiano, 1-2 chiamato, ma Battaglia non la restituisce, cerca di farla passare, scivola Battaglia, la prende Starace, 2 contro 2, Starace sul mancino, Pisani lo rallenta e Mariano lo ferma, altro contro piede, 3 contro 1, ora Fucile va da Battaglia che ha la finta col mancino, poi ora col mancino in fondo. Bravi, bravi i nostri ragazzi, ora
stanno prendendo le misure, una squadra davvero, davvero fenomenale. Rinvio dal fondo. Infante, Maggio, Stiano Maggio, Maggio per Starace, Starace per Maggio, ancora Starace, Maggio, largo per il numero 20, La Gatta, fa passare, chiude tutto, Pisani, bravissimo, ancora il nostro centrale, ottimo talento di prospettiva da tenere d'occhio, il nostro centrale, classe 2002, Marco Pisani, cresciuto in una squadra gloriosa come la Real Torre del Greco. Maggio chiama lo schema, La Gatta torna da Maggio, c'è palla anche se ha bloccato esposto, fallo di Pisani molto aggressivo qui, schema che chiama Maggio, Esposito mette la barriera, portiere oggi titolare a causa dell'assenza di Achille Iannone che salutiamo, ora Maggio deve dare a Starace, vada a Starace, va sul mancino, Starace la ridistribuisce a Maggio col destro sul fondo, tagliato il destro di Maggio. Esposito, Pisani, entra Mancini al posto di Fucile, in battaglia si va a riprendere la palla, cerca di farla passare, battaglia, Maggio fa passare lui, recupera Mancini magicamente, poi Mariano prende un colpo sul volto, Gianni Mancini, si è entrato anche Orange, non vorrei sbagliarmi, al posto del numero 7 Starace, allora Mariano fa passare per Battaglia, buono controllo di Battaglia, controllato ancora sul mancino, va sul destro, bravissimo Battaglia, saltare l'avversario e tornare da Pisani, Pisani per Battaglia, tunnel di Battaglia magico, allora si ritorna dal centrale, Maggio, Orange, lunga e profonda per La Gatta, fermato, ancora Orange, Maggio, Orange, palla sul destro, la scarica per Stiano, la porta sul mancino, fallo di Sandro Mariano, punizione per il Laus Domini. Esce Battaglia, entra Lucio Bassi ed esce anche Orange, non riusciamo a vedere chi è subentrato al suo posto, inizia a chiamare Maggio, indicazioni del mister Longobardi che chiama il time out. E approfittiamo di questo primo time out chiamato dal mister dell'Aus Domini per ringraziare i nostri sponsor, i nostri partner: Palestra Galattica, Casa Vature, Panama Viaggi Arzano, Pina Zalando, Farmacia Partenopea Napoli, Farmacia De Falco Napoli, Steel Carta Slocchi Arzano, Planet Spa Arzano, Radio 80022 Arzano Vox, Tora Club Calcetto Arzano. Grazie a tutti per credere in noi, nel nostro progetto, in quello che proveremo a fare per darvi soddisfazione e fiducia. Squadre che rientrano in campo con la punizione che batterà Maggio, noi torniamo a concentrarci sulla sfida, la prima uscita stagionale dei nostri ragazzi. Maggio appoggerà lo strozzato dal neo entrato, e allora Mariano, Mariano cerca di far passare la luce al massimo,
potrebbe essere entrato Calcaterra, quindi come pivot. Orange, la gatta, Maggio, Calcaterra, tenuto da Pisani, e lei la Calcaterra, quindi è il numero 8, Amirante. Ora Amirante per Maggio, Maggio per Orange, Orange per Amirante, poi Maggio, ancora Orange, Orange va sul destro, calciava la tora di Esposito, subito testati i riflessi del nostro numero 99. Alla dietro per il numero 10 di Maggio, calcia via Pisano per allontanare il pallone. Vai Carmine, vai Carmine! Entra Piscopo al posto di Pisani. Orange. È entrato anche il numero 5, Attanasio, che controlla, cerca di far passare il pallone per Orange. La palla è troppo lunga e profonda, quindi rinvio dal fondo. Anzi, è rimessa laterale, quindi Mariano, Piscopo, Mariano, Bassi, viene la sfera, viene scippata. Poi ancora ora su Mancino, Esposito para. Mancini, molto bassi, questi ragazzi. Ecco che appunto Mancini va a cercare Mariano, recupera molto bene la gatta. Poi Amirante, fa girare per Attanasio, cerca profonda, bravo Piscopo, la palla passa. Il tiro di la gatta va sul fondo. Anzi, ancora una volta in rimessa laterale, quindi Mariano, che hanno lo scambio a Piscopo. Mariano va a cercare Bassi, scivola, quindi Attanasio. Attanasio per il numero 8, Amirante. Amirante ancora per Attanasio. Bravissimo Piscopo. Vai Carmine, nulla! Nulla, Carmine! La gatta a girare per Orange, Orange per Attanasio, Attanasio ancora per 1-2 chiamato alla gatta, Mariano intercetta, rimessa laterale per il Laus Domini. La gatta profonda per Orange, Orange fermato da Lucio Bassi, fermato da due, fallo. Che batterà Carmine Piscopo. Mariano, Piscopo si torna ad Esposito, Lucio Bassi, Piscopo sbaglia, Piscopo dai, 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 non, fa calcia, non fa niente, vai destro, la gatta che però sbaglia il passaggio, quindi va sul fondo. Esposito, Mariano, che farà passare per Bassi, la recupera ancora Piscopo, che si alza il pallone, riesce a saltare due, Piscopo ancora, bravo Attanasio a mettere in messa laterale, quindi Piscopo la lascia a Mancini, Mancini per Mariano, deviazione, calcio d'angolo, corner che va a calciare Sandro Mariano. Recupera Rosa, poi Mariano, Orange salta l'avversario, ricomincia, scatto di Amirante, pressione alta, fallo di Sandro Mariano per il blocco, esce Mariano, entra Sbrescia, altro nuovo talento preso dal Partizan Scampia. Piano, Attanasio, Orange, tra Stiano, recupero di Sbrescia,
quindi rimessa laterale per il Laus Domini. Ora anche dietro per Attanasio, 1-2, bassi la recupera, la riprende subito poi Piscopo, cerca di farla passare, Bassi riesce a prendere, poi riparte Piscopo, Piscopo ancora, Piscopo in mezzo a tre, Piscopo che rivede la posizione, la fa passare, non c'è nessuno al secondo palo. Entra Scarallo al posto di Mancini, allora Stiano, Attanasio, Scare la gatta, bravissimo Scarallo, poi 1-2, eccolo Scarallo per Striscia, recupera ancora Orange, Orange va da Stiano, palla sul mancino, Stiano lascia la gatta, tira 1-0 per il Laus Domini, segna la gatta. Comincia ancora Piscopo, Scarallo, Stiano, Orange, palla in mezzo, anzi palla sul fondo, quindi Esposito, Sbrescia, Piscopo, potete farla passare per Scarallo, messa laterale, ancora battuta da Piscopo, Scarallo tiene la sfera, prova a passare su Stiano, esce Orange, rientra Starace, Scarallo, Piscopo, Sbrescia, tutta la finta, Stiano lo ferma, Sbrescia, Piscopo, cerca di farla passare, ancora Sbrescia, bravo Stiano, Brescia, Piscopo, vai al controllo, rischia, Piscopo deve provare a lanciarla lontana, scambia con Lucio Bassi, Piscopo si vede un'altra rimessa, non li fanno uscire ragazzi dell'Laus Domini. Bassi, profonda, Starace devia, calcio d'angolo. Esce Lucio Bassi, rientra ancora Umberto Battaglia. Scarallo taglia, Battaglia calcia, ancora la palla sta lì. Sinistro di Battaglia, preso in faccia a Stiano, Piscopo calcia sul fondo. Ciro, infatti. Ciro senza paura. Esposito, Scarallo, Piscopo, Battaglia, lascia Scarallo, bravo Battaglia anche a recuperare. Il più in forma il nostro Ragnar. Starace, Stiano, Maggio, ancora Stiano, la gatta, la sul destro, la gatta calcia, Esposito, Piscopo, lancia a lungo per Scarallo, rischia Infante a chiamare il pallone sul fondo. E ora Maggio, entrato di nuovo al posto di Attanasio, Starace, Stiano, Maggio, ancora la gatta, palla dentro, il destro, bravissimo Piscopo, che salva sulla linea, per rilanciare travolge anche Stiano, Scarallo,
passare per battaglia di testa per prolungare per sbriscia. Fatti, senza paura. Ma scivoli, scivoli. Riprende Piscopo e non riesce il controllo. Termina qui la prima delle tre frazioni di gioco per 1-0 in favore dell'Ausdomini. Vantaggio firmato dalla Gatta. E noi ci prendiamo qualche secondo di pausa mentre i due coach, dei tecnici, la squadra della Frienza ovviamente, i nostri ragazzi vanno a prendere una boccata d'aria in questa meravigliosa tendostruttura di Marcianise. Ringraziamo i nostri partner, Palestra Galattica, Casa Vature, Panama Via Giarzano, Pina Zalando, Farmacia Parte Europea Napoli, Farmacia di Falco Napoli, Silcar Traslochi Arzano, Planet Spa Arzano, Radio 80022, Arzano Vox, Tara Club Calcetto, Arzano. Ci risentiremo per la seconda frazione tra l'Ausdomini e Frenza Arzano sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. Si ricomincia, giro palla per l'Ausdomini. Chiediamo cortesemente alla regia ovviamente di seguire il gioco, perché tutti quelli che ci stanno seguendo, tanti tifosi che vogliono seguire i nostri ragazzi, per controllo di battaglia tende, cerca di passare in mezzo a tre, ovviamente Sarace lo va a riprendere. Passa Starace, va sul mancino, Starace calcia. Palla che passa in mezzo a due, ma lontano dalla porta, difesa ora da Vincenzo Bassi. Mariano. Palla con Capisco, poi la fa passare invece per battaglia, la recupera Maggio, poi Striano. Starace, Maggio, Starace, Visconti. Dietro per Maggio, Starace, deve passare sul mancino, esce Bassi, bravo Cristiano, ricomincia da Maggio, Visconti, Starace dietro da Maggio e Cristiano, la palla in realtà non arriva mai al numero 13 e quindi rimessa laterale in favore della Frienza. Mariano, Mancini, Piscopo. Può attendere la sfera, la fa passare, rinvio dal fondo. Vincenzo Bassi lungo per battaglia, controllo di petto di battaglia, mezzo a due,
Battaglia, la resiste, battaglia! Sparatona del numero uno, Infante. Una grandissima giocata del nostro pivot. E ora Mancini chiede lo scambio a Battaglia che ricomincia da Piscopo. Piscopo prova col destro, non trova la porta. Ma molto bene la Frenza Alzano, molto molto bene. Infante, detto da Stiano. Poi Maggio, Starace, recupera Mariano, che però si allunga palla e la recupera Starace, 2 contro 1, Starace, sbaglia Starace perché poi insiste dentro, Mariano, bravissimo. Allora calcio d'angolo di Starace. Questo uomo ovviamente che da... c'era Maggio dal limite che calcia, questa da Mariano. Osomi che ovviamente gioca. Ora Visconti. Non con l'agronismo, stavo dicendo. Attenzione ora Starace, poi Visconti, chiuso da Mancini. Diamo la frase dicendo che comunque la Somi sta giocando senza l'agronismo. Ovviamente il campionato inizierà la prossima settimana, più avanti nella preparazione rispetto a noi. Dove la prima partita ufficiale, ricordiamo, il 1° ottobre. Casa del Fuzza Sporting Casoria. Ora Maggio per Starace, Starace sposta sul destro, comincia da Maggio, la gatta, Maggio, Starace, Maggio, lascia Visconti e poi ancora Starace, cerca il sombrero, riesce Piscopo che prova il pallonetto, Piscopo ancora, Piscopo la paratona, ancora in uscita d'Infante. Ma che giocata ha fatto il nostro Aquaman, clamoroso. Mariano dietro da Battaglia, prova Battaglia, ma è Infante in due tempi, la tiene. Poi Stiano, Visconti, bravissimo Battaglia in rimessa, per lo schema Cocò. Dietro da Maggio, esce Piscopo, pure di ottima prestazione, dentro a Pisani, Mancini, Pisani, Mariano, Mariano per Battaglia, lo trovi Battaglia, salta l'avversario Battaglia, la palla esce. Giro palla, attenzione a Maggio, fucile, si immola per la patria arzanese. È uscito Mancini per dare spazio al fucile. Allora Maggio controlla ora la sfera, la gioca su destra, ancora Maggio, Battaglia lo ferma, riparte Battaglia, ancora sul Mancino, calma calma, Battaglia su destro, poi Pisani, fucile, la fa scorrere per Battaglia, buono il controllo del numero 9 e salta l'avversario Battaglia, ricomincia da Pisani che attende Mariano, ha tanto spazio davanti a sé Sandro Mariano poi ricomincia da Pisani, Battaglia, giro palla fissito, Battaglia dal centro, Battaglia non molla, fallo di Pisani ad ostacolare l'avversario e quindi punizione per il Laus Domini. Esce Battaglia, esordio anche per il 2003 Antonio Cajazza. Ora subito il giro palla Orange, la gatta controlla, l'autore che fino ad ora sta decidendo la partita, lascia a Stiano, Starace, Stiano ancora, 1-2, buonissimo ancora Starace, Stiano, Stiano per la gatta controlla il pallone, la gira poi Pisani non riesce, il controllo è orientato, a portarsi avanti il pallone.
si ricomincia ora da Orange. La gatta, Mariano lo controlla, Mariano, bravissimo Vincenzo Bassi con i riflessi. Mariano prende il movimento fucile che non arriva, Pisani fucile a scopo, il cannonato del numero 7. Bravo Gigi. Numero 13 Stiano ancora sul mancino, Stiano la fa scorrere per Starace, la fa passare per la gatta, ancora Bassi, provvidenziale Vincenzone, fucile Pisani, la fa passare per la Cagliazza, ancora il controllo del nostro pilota di ora, Mariano cerca di alzare il pallone, la palla scorre rimessa laterale, Pisani, Mariano, Pisani per girare il pallone ancora. Ora c'è il fucile per Mariano, ora il giro palla per Pisani, alza il pallone, Siano di testa la consiglia a Cagliazza. Cagliazza, bravo Cagliazza, la fa passare. Ottima giocata del pivot attuale. Mariano la fa scorrere per Pisani che calcia, prova la porta. Però insistiamo, tanti tiri in direzione Infante e ora Starace, Orange, Starace, Stiano, uno dei pochi a non essere mai uscito, calcia Stiano, Bassi la tiene lì, poi fucile cerca di farla passare per Cagliazza, rimessa laterale in favore del Klaus Domini, Orange, Starace, il calcaterra entrato al posto di Stiano, ora Orange la porta sul mancino così destro, calcaterra nel pallone, bravissimo Mancini, poi Cagliazza va a calciare, Cagliazza strozzando il tiro, non trova la porta, Infante porta per Starace, calcaterra, Starace, Starace per Orange, Orange ancora per calcaterra, Orange mette un altro fallo, poi la gatta, Orange la porta sul destro, Orange deviato, Starace, la gatta, la gatta per Orange, Orange, la gatta, Orange, poi calcaterra, fallo su si lisce palla Bassi a Attanasio e la calcaterra e Attanasio fanno girare il pallone dalla propria retroguardia, Attanasio, calcaterra in tre le posizioni centrali, poi Orange, ancora Attanasio, ora Orange, Attanasio, Alcatella riceve il pallone e lo fa girare sempre per Attanasio, Orange, andare a destra Orange, fermato da Fucile. Ce la lascia ad Attanasio e calcia in porta, doppia deviazione, in qualche modo la palla va in corner, Attanasio calcia velocemente la gatta, un missile di la gatta, però si alza la terra sul fondo, esce Cagliazza, rientra ancora a battaglia Pisani, esce anche Fucile, rientra Vincenzo Bassi, che è anticipato qui a battaglia da Attanasio, poi Orange calcia, la riprende battaglia in mezzo a due, battaglia, tira il pallone, se lo riprende Orange e sbaglia il passaggio, rimessa
laterale. Cenzo Bassi, anzi scusate, Lucio Bassi, cioè Pisani, ancora Oraj, mezza tre Oraj, ancora prova a prendersi il corner, se lo prende sì, grazie di Mariano. Esce Oraj ed entra a Maggio, quindi credo che in questo caso sia Maggio ad andare a giocare da laterale, mentre Attanasio a fare il centrale. Anche se vedendo chi sta andando a battere il corner, adesso scambia Attanasio, la mette dentro, bravo Mariano. Mettiamo un altro schema Attanasio, mettiamo un test amichevole anche per provare questo, per provare gli schemi da corner. All'alzata c'è basso, c'è basso, si ricomincia da Infante. Infante ancora per Calcaterra, lunga, bravissimo Pisani, ancora una volta. Attento in retroguardia il nostro centrale più giovane. Ora Maggio cerca il cambiarlo, Pisani ancora una volta, Maggio, la gatta Maggio, taglia, se lo va a prendere Calcaterra. Prova da Mariano, Mariano vede Pisani che ricomincia ancora da Mariano senza far uscire il pallone, Mariano e Lucio Bassi, Pisani, Lucio Bassi, Pisani, sbaglia Pisani, finito il suo vaso, la palla passa, la gatta paratura di Vincenzo Bassi, Calcaterra, ricomincia da Maggio che fa volo, trova la porta, ma che parata di Vincenzo Bassi, clamorosa. Allora Mariano alza il pallone, ma sbaglia di nuovo Calcaterra, scusate Attanasio, bravo Pisani, corner, è uscito Calcaterra e rientra il numero 8 Amirante. Amirante a calciare da volo, sbaglia, riparte contro il medio, 2 contro 1, Mariano, troppo lento Mariano, ha atteso troppo, indecisione, e quindi Lucio Bassi, Pisani, Lucio Bassi, dalla battaglia va ricominciata ancora Pisani, poi Mariano, Pisani, battaglia, Pisani, Mariano, battaglia. Mariano, Bassi, battaglia, Pisani cerca la giocata, non passa. Ora Maggio, Starace, Maggio. Attanasio, Maggio, Starace, Attanasio, Starace, Maggio, cerca di passare e passa, Maggio, la mette dentro, Pisani, attento, battaglia, prova a tenerla in campo, la palla esce. Dio strozzato qui a cadere, poi Attanasio da Scarallo, Scarallo in mezzo a due, Scarallo allarga per battaglia che non arriva per un soffio su quel pallone, bravi. E ora ancora Amirante, Starace e Maggio insieme ad Attanasio, quindi credo che sia Amirante a fare da pivot. Starace, Maggio, salta due avversari, starà ancora, ancora la paratona, super Vincenzo Bassi, clamoroso, vero provvidenziale in questa seconda frazione di gara, palla dentro, calciata, bravo Scarallo a murare. Attanasio,
di mezz'ora per la gatta. Scarallo chiude. Amirante. Tutta per Atanasio, poi ancora Amirante, il passaggio era sbagliato, la riprende in battaglia. Punizione al limite per il Lausdomini, anche se sembrava esserci un fallo prima su Battaglia. Ovviamente non c'è un direttore di gara, ringraziamo il preparatore atletico del Lausdomini che si è prestato ad arbitrare questo test amichevole. Maggio credo che andrà direttamente in porta, invece va in mezzo. Mamma mia, la paratona ancora di Vincenzo Bassi, che tiene stretto questo 1-0 avversario. È stretto anche lo 0-0 della seconda frazione di gioco. Parlava di Vincenzo Bassi, chiude in maniera presidenziale nel saltare. Ovviamente Battaglia ha toccato Atanasio sulla testa. Allora Lucio Bassi restituisce il pallone da Mirante, anzi scusate, ad Infante. Maggio, Starace, ancora Maggio, Maggio per Starace, cerca lo scambio Maggio di destra, va via sul pallone. Piscopo porta la sfera, sbaglia il passaggio profondo, la forza. E rischiamo di prendere gol per l'errore. Uno dei primi a Carmine Piscopo. Scarallo. Ancora Piscopo, Scarallo. Tenta di saltare l'avversario Scarallo e non molla col pallone. Scarallo. In mezzo a tre, subisce fallo. Bravissimo il numero 20 della squadra. Attenzione che calcerà Piscopo. Piscopo prova a calciare con Mancino, infatti facilmente lì nel centrale. Atanasio, Maggio, ancora Maggio, ancora in mezzo Atanasio, ancora la porta sul destra Atanasio nel fondo. E chiusura anche della seconda frazione di gioco, questa volta 0-0. Molto bene i nostri ragazzi contro una squadra, ricordiamolo, di categoria superiore, che la prossima settimana comincerà il campionato di C1. Noi approfittiamo della seconda frazione di gara interrotta per ringraziare i nostri partner: Palestra Galattica, Casa Vature, Panama Viaggi Arzano, Piazzalando, Farmacia Partenopea Napoli, Farmacia De Falco Napoli, Silcat, Traslochi Arzano, Planet Spa Arzano, Radio 80022 Arzano Vox, Tora Club Calcetto Arzano. Grazie a tutti per aver appoggiato questo progetto, per sostenuto questo progetto, per credere in noi. Speriamo ovviamente di poter ricambiare il sostegno con un campionato degno di nota. Ovviamente la seconda frazione vedrà ancora Ciro Sabio dare indicazioni, il nostro direttore sportivo oggi sulla panchina. Vediamo ancora una volta in sostituzione del mister Mario Napolitano, che purtroppo oggi è assente per problemi personali, dare indicazioni ai ragazzi anche più giovani che devono ovviamente entrare con la mentalità in questo mondo. Dall'altra parte anche il mister Longobardi del Lausdomini sta dando indicazioni ai suoi. Probabilmente vedremo anche l'ex Frienza Arzano, storico portiere della Frienza che ci ha portato in finale di Coppa, scusate, in finale di campionato, playoff campionato, poi purtroppo perso contro la Tunis, Gianluca Amoruso, e infatti sembra, sì, confermato
Il terzo tempo è suo, giocherà Gianluca Amoruso tra i pali. Il quintetto composto da Calcaterra, Stiano, Visconti e Orange. Come sono posizionati, sembra Calcaterra andare a fare il centrale, Orange e Stiano sui laterali, e sempre Coco Visconti a fare da pivot, mentre la Friends gioca con Piscopo centrale, Mancini e Mariano laterali e Battaglia da pivot. Tiro palla, Battaglia, Mariano, Mancini, Piscopo e Mariano. Mariano di tacco. Calcaterra, Orange, Calcaterra, Spiano, Visconti, Orange, Mancini lo tiene lì. Cristiano sbaglia e la restituisce a Battaglia, uno contro uno di Battaglia, non c'è nessuno che sale. Prova ad andare a memoria a Battaglia, Mancini non era lì. Orange, Stiano, Calcaterra, Stiano, Calcaterra, Visconti, ora Calcaterra e Orange, Stiano, Orange, Orange sul mancino esterno della rete. Mariano cerca di farla passare, Battaglia se la va a prendere, se la Piscopo. Piscopo in Battaglia, tanto spazio avanti per Battaglia. Ora viene girato ancora per Piscopo e Mancini. Piscopo. Battaglia. Mancini centralmente preso da Orange. Cristiano, Visconti, salta l'avversario Visconti, va sul destro, ancora Visconti, Visconti, intacco Cristiano, cambia lato per Calcaterra che calcia, Battaglia lo chiude. Lo schema numero 3 a Calcaterra. La ripete qui Mariano, il partito contro vede, Mariano ce l'ha, Mariano lascia lì col tacco. Interrotto da Orange, Questiano nella 62, ancora Mariano a riprenderselo. Piscopo con una grande giocata, Mancini, Mariano e Mancini tenendo lì il pallone senza forzare. Piscopo mette la giocata, Mancini taglia al centro, non si capiscono i due, ma va bene così, va bene così. Prima amichevole stagionale, già mostriamo una buona condizione per quello che è importante. Stiano guarda negli occhi Mariano che lo ferma e riparte. Mariano, 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 la paratona. Non c'è stata la parata quindi di del portiere. Quindi non l'ha neanche sfiorata Amoruso. Mariano ha provato con l'esterno a sorprenderlo, ma non ha trovato la porta. E allora Orange, Starace, Orange. Orange per Calcaterra, Calcaterra ancora per Starace, Calcaterra, Battaglia lo ferma, Battaglia riparte, Battaglia dietro da Mariano, poi Mancini, Piscopo, Mancini, Mariano, Mancini, palla profonda inutile, vuota, e allora ricomincia Amoruso, Visconti, Starace, Calcaterra, Starace, Orange e Starace, ancora Orange, Orange per ancora Starace, palla in mezzo deviato da Mariano, calcio d'angolo.
vuole qui gli sconti. Senza bassi, Mariano. Reazione di un avversario sul passaggio filtrante di Mariano. E quindi rimessa laterale, Mariano per Piscopo. Piscopo ancora per Mariano, Piscopo. Mancini. Piscopo. Va a passare per Battaglia. Ce l'ha la sfera. Battaglia, Battaglia. Fallo di Starace su Battaglia. Piscopo, Mariano, Mariano per Battaglia, Battaglia cerca Mariano, ancora Mariano per la Starace scivolata. Mariano, Battaglia, calcio di reazione, ancora calcio laterale. Mariano per Battaglia che calcia, vola Amoruso, vola Amoruso, una delle parate più belle della giornata, la realizza Gianluca Amoruso. Mancini la alza, Battaglia che va a volo ma strozza il tiro. Amoruso riparte per Maggio. Starace. Largo per la gatta. Ancora su il gol decisivo della giornata. Orange. Orange per Maggio. Maggio per Starace. Starace per... eccolo Starace, scusate. Starace col mancino, fermato da Pisani. Starace lo blocca Vincenzo Bassi. Corner. Starace va al limite dalla gatta che si è sposta su destra, Battaglia cerca di fermarlo ma la gatta riesce a vincere il pallo. Poi Starace si alza la palla per Maggio, Battaglia cerca di andarla a prendere. Maggio per la gatta. Mancino chiude, Battaglia non molla quel pallone, è su e se lo prende Umberto Battaglia, si sposta sul destro, cerca di vedersi il pallo. Starace mostruoso e poi Amoruso forza la giocata. Poi in tre, Maggio, Starace, Maggio, Orange. Orange e Maggio. Maggio per la gatta. Maggio, Orange, Starace. Fermato a Battaglia, ancora Battaglia. Amoruso, Maggio, Orange. Poi Maggio, Orange. Maggio. Ancora Starace, la gatta. Alla e mezzo, deviato. È già uscito, quindi rimessa che batterà Mariano. Esce Mancini ed entra Lucio Bassi. Federico. Battaglia ed entra Sbrescia. Ha cambiato le scarpette. Starace cerca di darla a Maggio, in qualche modo la riesce a dare ad Amoruso. Poi Starace, Maggio cerca di forzarla per Starace, si addormenta qui Lucio Bassi e realizza 2-0. Errore di Lucio, 2-0 per Starace, che ha tagliato bene il campo, ma va bene così ragazzi, è solo un amichevole. Il risultato tra l'altro non è neanche così malvagio considerando il valore della squadra avversaria, davvero davvero formidabile. Mariano, Lucio Bassi, Pisani a cercare Mariano, lo trova, poi Lucio Bassi se la prende, Bassi forza, vede il calcio d'angolo che va a calciare Federico Sbrescia.
Freccia per man... che viene deviato, calcio d'angolo. Anzi, è laterale, Mariano Pisani in mezzo, Amoruso ce l'ha. Maggio, la gatta, Attanasio, Maggio, Starace, ora Maggio, Starace, poi Attanasio, la gatta, alla in mezzo, Pisani lo chiude, ferma scivolato in sbrescia, riparte Mariano ancora, sul destro Mariano prova a calciare, si intestardisce con un tiro Mariano, quindi palla sul fondo. Amoruso, Starace, Starace, Attanasio, allargia sul fondo, sulla laterale, quindi sbrescia, ricomincia da Mariano, Pisani, sbaglia perché Pisani lo ferma Vincenzo Bassi che mette in corner. Qualche errore in fase di impostazione per il nostro centrale, dovrà migliorare lì sicuramente. Palla dentro, palo di la gatta, e poi il pallone arriva a Lucio Bassi. Lucio Bassi, Lucio Bassi la dà in mezzo invece di calciare. Errore, Starace, Attanasio, la gatta, la gatta per ancora Esposito che esce bene, Lucio Bassi, comincia da Pisani, Mariano, 1-2 con striscia. Esce Mariano, entra Scarallo, ora 4 dei nuovi. Quattro dei più giovani presenti nella nostra squadra. Questa laterale. Scarallo, Pisani, sbrescia, Pisani alla profonda, un vuoto, la riprende Maggio. Maggio per... Attanasio, Maggio, Starace, Maggio col destro, Esposito, Scarallo, Pisani, Starace, Starace calcia la parata di Esposito sulla traversa, poi Scarallo e sbriscia. Va a riprendere Attanasio, l'allarga, la parata di Antonio Esposito è formidabile, qui Pisani rischia, si fa togliere palla, poi ancora insiste, numero 8, Pisani due volte, poi Scarallo, si riprende la palla, e 2 contro 3, fallo di Attanasio, no, non è fallo, allora ricomincia, con Starace. Esce Starace, entra Stiano, con Amirante e Attanasio che scambiano. Attanasio, Maggio, riprende il pallone, sbrescia. Esce Esposito, che controlla sbagliando, rischiando. Rimessa laterale in favore della... Lo sdomini.
Cristiano. Palla al limite, arriva il 3-0, firmato Attanasio, errore di Esposito. Il parziale del 3-0. Bassi. Rimessa laterale. Ancora per Bassi. Piscopo. Sbrescia. Poi Attanasio con una grande giocata per Maggio. Ancora Stiano. Maggio. Attanasio. Stiano. Maggio. A cercare ancora Maggio con destro. Deviato. A 0 il parziale di questa terzo tempo, totale 3-0 in favore dei padroni di casa. Tiro in mezzo, ancora Attanasio, Scarallo gliela rilancia, poi Lucio Bassi la fa passare, bravo Stiano a tiro, ed è quindi rimessa laterale in favore della Frizzanzana. Esposito sbrescia, la va a prendere ancora Sbrescia e Scarallo, cerca di farla passare per Sbrescia, non c'è nessuno e quindi Amoruso, giocata, palla in favore dell'Alfomini, time out. Time out quindi chiamato ai padroni di casa, quindi interruzione che ci porta ad approfittarne per ringraziare i nostri partner: Palestra Galattica, Casa Vature, Panama Viaggio Arzano, Piria Zalando, Farmacia Partenopea Napoli, Farmacia di Falco Napoli, Silcart Asologhi Arzano, Planet Sparzano, Radio 80022 Arzano Vox, Tara Club Calcetto Arzano. Grazie a tutti per averci scelto, per essere i nostri partner ad appoggiarci in questa stagione. Ciro. Palla quindi per il Laus Domini, ricordiamo, sta nella categoria superiore, che punterà a giocarsi le sue carte in C1, a divertirsi in C1 e fare un buon campionato. Entra Cagliazza. E allora la gatta. Stiano, palla sul mancino, palla Esposito. Bravo Piscopo a prendersi questo pallone. Piscopo non molla, tiene la sfera. Allora fallo. Ado, sveglio. Piscopo. Brescia, Piscopo e ancora Scarallo, Piscopo. Sbaglia Cagliazza il passaggio. Ancora Cagliazza a tenere il pallone, Scarallo non riesce ad arrivarci, prova Piscopo a tenere Ammirante, poi Calcaterra, Maggio, Calcaterra, Calcaterra, Maggio, Maggio per Ammirante, ancora Maggio, Stiano, Maggio, palla sul destro per Calcaterra. Terra tiene la sfera, il tacco per Ammirante, Maggio, e ancora Ammirante, Maggio, Ammirante, sempre i due a scambiare per poi arrivare a Stiano, che
torna sempre dal capitano il centrale. All'avanti, Cagliazza lo interrompe, riparte uno contro uno. Cagliazza! Strozza il tiro, esce, sbrisce dentro a Mancini. Andò senza paura. Amoruso. Stiano, la col destro, para Esposito. Esposito per Piscopo, la grande giocata ancora una volta di Piscopo. Che porta palla calcia alto. All'avanti una delle ultime azioni, Calcaterra. Fischietto in bocca. Il preparatore atletico dell'Aus Domini, che è pronto a fischiare la fine di questa gara. Molto avvincente, è rientrata anche Visconti per questi secondi finali. Visconti per Stiano, scambia con Visconti. Prova la finta, Scarallo se la fa prendere. Stiano, scippola palla in due, poi Visconti. Stiano, Calcaterra, la porta sul destro, nessuno esce, Calcaterra sforza e finisce qui la gara. Molto bene la prestazione dei nostri ragazzi che hanno affrontato il Laus Domini Futsal, squadra di C1, che punterà a fare un campionato degno di nota in C1. Sentiremo parlare di questi ragazzi. Noi invece sentiremo parlare anche dei nostri, che sicuramente escono a testa altissima dal Palamoro di Marcianise, dove noi vi salutiamo e ricordiamo il punteggio di 3-0 in favore dell'Aus Domini, gol di Starace, La Gatta e Stiano. Grazie a tutti per averci seguito, sempre forza Friends Arzano.